Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vedremo come mi sono organizzato quest'anno per quanto riguarda le vasche esterne all'aperto. Quest'anno ho deciso di fare due video, uno per quanto riguarda i laghetti e uno per quanto riguarda le vasche d'allevamento sempre esterne. Quindi saranno un po' come dei tour degli acquari, però c'è il tour degli acquari, quello classico che conoscete già, poi ci sarà il tour dei laghetti e il tour delle vasche esterne per allevare. Quindi tre video di diverso tipo, invece di farne uno unico per laghetti e vasche esterne. Chiaramente in questo video per le vasche di allevamento non si va a guardare l'estetica, ma quello che vi faccio notare e che secondo me è interessante nel video è proprio la metodologia di allevamento, quindi sia per quanto riguarda l'alimentazione e la stabulazione. Detto questo, passiamo alla prima vasca. È un 130 litri, un acquario di recupero, quindi pagato assolutamente zero, che ospita un trio di Trigocaster Lalius, che conoscete, li avete visti quando erano piccoli nel tour degli acquari. Adesso sono qui all'esterno in riproduzione. Come vedete, la vasca, purtroppo per motivi di riflessi e di illuminazione, non si vede bene all'interno, però è super piantumata. Le piante sono chiaramente nei vasi perché non si mette fondo nelle vasche d'allevamento, e quindi abbiamo per esempio la rotola, la limnofila, l'egeria densa, le ninfee, poi chiaramente le piante galleggianti, quindi lamina minor e salvina natans, che sono molto importanti per tenere l'acqua pulita, perché in queste vasche qui, dove si allevano anabantidi, non si può utilizzare un filtro, perché le larvette degli anabantidi, quando nascono si chiamano proprio larvette, sono così piccole che qualsiasi tipo di filtro le aspirerebbe, e quindi si devono usare sistemi di filtrodepurazione, più chiaramente i cambi d'acqua, che sono importanti soprattutto per l'accrescimento. Vedremo dopo perché. Comunque, come vi stavo dicendo e come vi faccio vedere quotidianamente su Instagram, se non lo fate cercatemi su Instagram perché vi tengo quotidianamente aggiornati soprattutto in estate per quanto riguarda l'allevamento. Fino a qualche giorno fa vi ho fatto vedere il nido, poi le uova e ora ci sono anche gli avannotti. Questa prima riproduzione non mi interessava molto numericamente perché comunque era la prima. La prossima invece sarà più importante e la farò in modo diverso, in una vasca a parte, quindi dove accrescerò gli avannotti divisi dai genitori. Detto questo, passiamo alla prossima vasca. È una vasca di legno e telo per laghetti da 200 litri, forse qualcosina in più, comunque non è importante, che serve per l'accrescimento dei betta. In questo momento ci sono a galleggiare delle vaschettine con dentro alcuni riproduttori. Sono riproduttori in questo momento fermi che sto alimentando bene per poi riprodurli nei prossimi giorni. Questa vasca qui è termoriscaldata, questo perché è importante spiegarlo. Gli avannotti di betta, specialmente i primi tempi, già alla terza o quarta settimana, cominciano a sviluppare il cosiddetto labirinto. Di notte queste vasche esterne, quindi fuori terra, per quanto comunque faccia caldo in estate, comunque si raffreddano. Questo sbalzo di temperatura, a mio avviso, non è positivo per i pesci, ma soprattutto l'aria. La temperatura dell'aria scende parecchio di notte. Per quanto magari la temperatura dell'acqua la si riesce a mantenere, magari anche con i termoriscaldatori, l'aria comunque diventa fredda. Se i betta respirano aria più fredda dell'acqua, il labirinto, che è l'organo con cui loro respirano anche aria, si infiamma, e questo chiaramente non va bene, perché alla fine dell'anno poi chiaramente i numeri fatti sarebbero minori. E quindi io la notte comunque copro le vasche esterne con dei teli, questo per mantenere comunque un microclima. Non è una cosa che fanno tutti, io personalmente lo faccio perché comunque di notte qui le temperature scendono un pochino. Però io per accrescere i betta anche velocemente tengo una temperatura di 29 gradi. Può sembrare tanto, magari anche 30, però per avere una crescita rapida, costi bassi, bisogna fare in questo modo. Almeno io faccio così. Quindi 29-30 gradi costanti fino a quando non sono vendibili. Comunque, come stavo dicendo, qui dentro ci sono i vari riproduttori nelle vaschettine che galleggiano per tenere la temperatura anche di notte. Gli avannottini piccolini che stanno crescendo nella vasca. Passiamo alla vasca accanto, che sono, se non sbaglio, un centinaio di litri. E anche qui ho degli avannotti di betta. Questi hanno 35 giorni esatti, se non ricordo male, ad oggi che sto registrando queste clip. All'interno della vaschetta invece ci sono delle uova, questa volta di Delta Dumbo Lavander, fatte proprio questa mattina, sempre ad oggi che sto registrando le clip, quindi fra un paio di giorni nasceranno. Invece nella vasca stessa ci sono, come vi ho detto, degli avannotti di betta di 35 giorni di Alf Moon. Sono dei marble, quindi sono di vari colori, alcuni stanno cambiando colore nella crescita. Comunque, come vi sto facendo vedere da queste clip, ci sono vari soggetti e alcuni sono veramente interessanti. Ho notato che la maggior parte dei maschi sono tutti sul bianco, sul platinum, comunque interessanti. Invece le femmine sono tutte sul verdino, sull'azzurro, anche loro sono interessanti. Come forme ancora non si può dire con certezza, però secondo me verranno su dei buoni esemplari.
Passiamo alla prossima vasca, acquario da 180 litri cubico, qui trovate anche il video sul canale quando l'ho assemblato, anche questo recuperato, non l'ho pagato, ed ospita un trio di guppi. Anche loro sono guppi particolarmente carini, secondo me, diversamente dai classici commerciali che ho allevato fino agli altri anni, questi sono un po' più selezionati. Comunque, come vi stavo dicendo, per velocizzare ci sono questi tre adulti, le femmine gravide, un po' di avannotti che stanno crescendo. Passiamo alla prossima vasca, 110 litri con degli avannotti di alborelle. Le alborelle inizialmente io le allevavo nel laghetto da 1500 litri, ma quest'anno con le modifiche che ho fatto ho tolto sia loro che i pesci rossi, i pomelanici, quindi gli adulti li ho venduti e gli avannotti me li sono tenuti, perché non sono ancora sicuro se continuare con l'allevamento delle alborelle, però intanto mi sono tenuto un certo numero di avannotti con cui casomai si può ripartire. Detto questo, passiamo alla prossima vasca. Questa è una vaschetta da riproduzione che sto preparando per un Betta Splendens Half Moon. Come vedete, la femmina è nel bicchiere perché sta preparando la riproduzione. L'ho immessa proprio 2 minuti prima di girare le clip. Vi posso già dire adesso che il maschio ha fatto già il nido e domani stesso libererò la femmina che è carica di uova. Detto questo, passiamo alla prossima vasca, bidone da 50 litri di plastica, dove ho degli handler. Questi sono una delle mie tre parti del ceppo dei Black Bar. Perché dico tre parti? Per motivi di sicurezza, io preferisco dividere il mio ceppo in tre parti, in modo tale che ne ho, per esempio, una nel laghetto a riprodursi in quantità, una nell'acquario, che rimangono lì, e invece un'altra parte in questo bidone. Se per qualsiasi motivazione ci dovesse essere un problema, quindi magari una morte totale di tutti i soggetti, comunque ho almeno uno di questi tre starter da cui ripartire con questo ceppo e non perderli totalmente, che sarebbe un peccato, anche perché non è proprio semplicissimo trovarli. In questo caso nel bidone non è importante che se ne riproducono chissà quanto, è importante però mantenere il ceppo. Passiamo alla prossima vasca. Vasca Samlai che è da 60 litri, con dentro anche qui degli avannotti di Betta in crescita. Questi sono proprio piccoli, hanno 3-4 giorni, ora non ricordo esattamente. È difficile farveli vedere, però magari vi metto qualche foto dove sono ingranditi. Comunque sì, stanno crescendo. Passiamo alla prossima vasca, acquario da 100 o 110 litri, con dentro avannotti di Macropodus percolaris. I riproduttori li ho spostati in uno stagno da 500 litri, dove si stanno riproducendo e anche lì ho degli avannotti. Vi metto le clip dei riproduttori e come vi stavo dicendo, in questo qui ho un paio di covate di Macropodus che stanno crescendo. Ho cominciato quest'anno con l'allevamento di questa specie, quindi per me è tutto nuovo. L'ho fatto perché comunque secondo me è un pesce che merita tantissimo, però purtroppo alla fine degli anni 80 praticamente non è stato quasi più venduto, infatti si trovano raramente, ma soprattutto sono di poco interesse. Ultimamente però molti allevatori li hanno ripresi e stanno cominciando a fare selezioni importanti. Esistono un sacco di varietà di Macropodus, un po' come i Betta. La particolarità di questi pesci è che però sono d'acqua fredda, in realtà subtropicali, quindi al sud Italia vivono tranquillamente all'esterno tutto l'anno, al nord Italia invece hanno bisogno di svernare all'interno. Passiamo alla prossima vasca, come vi stavo dicendo, stagnetto da 500 litri dove ho i riproduttori di Macropodus e anche una covata nata da poco. Qui stanno crescendo praticamente allo stato brado. Ho notato, come vi stavo dicendo, a mie spese quest'anno, perché non l'avevo mai allevata come specie, che gli avannotti sono molto lenti a crescere. Figuratevi che un Betta, per come lo allevo io, in 35 giorni è già anche 2 centimetri e mezzo, quindi quasi vendibile praticamente. Invece i Macropodus, dopo 2 mesi, sono ancora meno di 1 centimetro. Ho capito, parlando con altre persone che li allevano, che prima della primavera prossima non saranno di taglia sufficiente. Comunque sia, per averli presi da poco e non sapere quasi nulla su questa specie, se non quel poco che ho trovato su internet, devo dire che sono soddisfatto. Passiamo alle prossime due vasche, sono due bonsai pond da 220 e da 50 litri. In origine queste due vasche erano collegate, adesso non lo sono più perché sopra sto allevando dei guppi, quindi acqua neutra, poco dura, e sotto invece sto crescendo gli avannotti di Betta, quindi acqua leggermente acida. Quindi sopra acqua di rubinetto classica decantata, invece sotto sempre acqua di rubinetto perché da me esce neutra con KH e GH già bassi e poi acidificata con dei tannini. Anche se siamo all'esterno, i valori dell'acqua sono importanti per produrre dei pesci di qualità. Non bisogna esagerare come in acquario, diventare quasi fanatici per tenerli corretti, però comunque più o meno se un pesce è acidiofilo si deve usare acqua acida, se un pesce è d'acqua dura si deve usare più o meno acqua neutra o dura. Comunque sia, come state vedendo, sia sopra ci sono molti avannotti di guppi e sotto anche di Betta. Vi metto qualche foto perché comunque non è facile farli vedere in questo momento che sono così piccoli e soprattutto con i riflessi che ci sono.
Detto questo, vi faccio vedere qualche breve clip del laghetto da 1500 litri, quest'anno dedicato solamente ai poecilidi, poi lo vedremo meglio nel tour dei laghetti, però siccome lo sto usando per allevare, vi faccio vedere qualche clip subacquea per quanto riguarda i pesci che sto tenendo. Come plati ho inserito i Mickey Mouse, come porta spada ho inserito i pineapple di varie colorazioni, invece ho inserito anche gli handler, quest'anno non i guppi, perché ho deciso di fare più handler visto che comunque ultimamente per via del canale tutto sono più richiesti, e ho inserito anche i black molly. Loro comunque li sto allevando da pochi mesi, non li allevavo da tanti anni, e partendo da un trio non mi aspetto di fare chissà quali numeri, giusto qualcuno così per avere poi i riproduttori l'anno prossimo. Comunque quelli che mi stanno dando più soddisfazioni sono assolutamente i portaspada. Stanno uscendo fuori colorazioni interessantissime sul giallo chiaro, arancione scuro, arancione chiaro, grigio con sfumature di verde, veramente interessanti. E soprattutto le dimensioni, anche 12 cm, senza contare la spada dei maschi, con quella si arriva a dimensioni praticamente mostruose rispetto a quello che si può trovare nel classico acquario o in negozio. Ho anche un altro stagnetto che poi vedremo meglio nel tour dei laghetti, comunque è uno stagno proprio basilarissimo, 300 litri, con molte piante, dove ci tengo le gambuse. Non sono chissà quanto richieste, però comunque un minimo di richiesta ce l'hanno, non mi costa nulla tenerle e quindi le tengo lì. È uno stagno nuovo che non conoscete, fatto in cemento in un paio di giorni, quindi proprio semplice semplice, economicissimo, poi nel tour dei laghetti comunque lo vedremo meglio. Comunque, come vi stavo dicendo, ci tengo le gambuse a finis. Ultimissima vasca e poi chiudiamo, vasca in pietra da 200 litri, questa è senza dubbio la migliore vasca con cui accresco i Betta Splendens. Ho risultati praticamente pazzeschi per quanto riguarda la crescita, come vi stavo dicendo 2,5 cm in un solo mese, quando c'è gente che per arrivare a 2,5 cm di Betta ci mette addirittura 4 mesi, non parlo di allevatori chiaramente, parlo di gente che si improvvisa a riprodurre e poi non li sa neanche crescere. Però come vi dicevo, questa vasca qui è ricchissima di cibo vivo e soprattutto a alte temperature senza usare termoriscaldatori. Questo perché è sotto il sole cocente e quindi riesce a mantenere temperature alte anche di notte. E come vi stavo dicendo, i Betta crescono a velocità pazzesca. Sicuramente ora vi stanno apparendo foto o clip di alcuni soggetti qui dentro. Comunque adesso ho dei soggetti di 35 giorni o di 30, ora non ricordo bene, che sposterò tutti in un'altra vasca e qui dentro ci metterò fra circa una settimana quella covata che vi ho fatto vedere prima dei Delta Lavender, così mi sbrigo a farli crescere. Comunque sia, ho tante altre vasche sia per i Betta che anche per i poecilidi, ma alla fine sono tutte uguali per come sono strutturate, quindi secondo me, siccome l'importante in questo video è proprio farvi vedere i metodi di allevamento e di accrescimento dei soggetti, quindi comunque vi ho fatto vedere bene o male come mi comporto io. Per quanto riguarda l'alimentazione, diciamo la metà se non di più è composta da quello che hanno in vasca, vasche all'aperto, quindi ricche di cibo vivo, strago di infusori vari che si creano, larve di zanzare, chironomus, di tutto e di più, e poi io a parte ho degli allevamenti di cibo vivo che sono tubiflex e larve di zanzara. Io quotidianamente le pesco e le uso principalmente per i riproduttori, quindi per caricarli bene e farli fare le uova alle femmine, però li uso un po' per tutti, anche per i bettini quando raggiungono la taglia che li possono mangiare. Detto questo, io con questo video ho concluso. Come vi ho detto, secondo me la cosa più interessante è conoscere i metodi di allevamento di altre persone. Detto questo, come sempre vi ricordo di passare su Instagram, anche perché vi tengo sempre aggiornati con le storie. Al prossimo video e ciao a tutti.